Senti, ti faccio un paio, due ultime domande, perché mi viene in mente, ascoltandoti, il fatto che tu sei anche una grandissima divulgatrice, no? E mi viene in mente, ascoltandoti, perché immaginavo magari che alcuni di questi genitori arriveranno da te già conoscendoti, magari già avendo fatto in un certo senso una psicoeducazione attraverso i tuoi Video. video, post, esatto. Proprio in generale, hai per caso notato un qualche tipo di aiuto, di supporto che ti ha dato a entrare nella mentalità della TSS proprio nel fare divulgazione? C'è qualcosa che hai preso da lì e che ti è stato utile o che pensi che sia stato utile per le persone a cui ti rivolgi? Allora, lo sai che non ci ho fatto caso, cioè non ci ho posto una riflessione, se vogliamo, attenta su questo aspetto. Sicuramente, se vogliamo, io già di base, no? Un po' di base ce l'avevo. Ricordi quando ci siamo visti la prima volta e ti ho detto, Flavio, io mi voglio formare in TSS perché sento dentro di me di avere tanti punti in comune con questo tipo di approccio e metodologia. Quindi, in realtà, se, notando anche un po' il mio percorso, sicuramente. E posso dire che fin dall'inizio io ho sempre avuto questa tendenza alla praticità. A me la parte dei training, degli esercizi, delle strategie mi sono sempre piaciute, a livello anche proprio di terapia, oltre che di divulgazione, tant'è che le persone che seguono le formazioni spesso mi ringraziano perché mi dicono grazie per la pratica. Cioè, quando andiamo a fare questi corsi di formazione ci manca la pratica, ci mancano gli strumenti, le strategie, che non sono tutto, però in parte aiutano, soprattutto pensiamo ai terapeuti le prime armi che hanno bisogno all'inizio di sentirsi un po' più sicuri con una serie di protocolli e di strategie già definite e validate dalla ricerca. Posso dire che in parte mi ha permesso forse di focalizzarmi maggiormente sulla brevità. Io all'inizio facevo dei video molto più lunghi perché a me piace insomma la parte della formazione, della psicoeducazione, c'è una cosa che proprio sento mia. E ultimamente, probabilmente nell'ultimo anno, ma non so quanto questo sia dovuto alla formazione che ho fatto in TSS perché non ci ho posto una riflessione attenta, adesso mi sto concentrando più sulla brevità, quindi sto cercando di andare un po' più concentrata anche in quello che spiego, sulle singole strategie per rendere molto più fluidi questi video e molto più attivanti anche per la persona che li segue, perché immagino che seguire adesso il nostro tempo sia molto ridotto, sempre di più andiamo avanti, più siamo sempre di fretta, quindi può essere utile avere dei contenuti molto più concentrati, riassunti per punti chiave che comunque ti orientano e ti aiutano. Quindi questo, se vogliamo, potrebbe essere un punto in comune che adesso riflettendo insieme a te mi viene in mente, il velocizzarsi anche forse nel cogliere i punti chiave, ecco, con una maggiore focalizzazione. Questo è interessante. Non so se è stato la TSS che ti ha aiutato in questo oppure no, però ti dico che io quando devo preparare un workshop o un qualunque evento, io o il mio staff, quando lo prepariamo insieme, una cosa che dico, ok, ragazzi, se questo fosse l'unico incontro che avessimo per parlare di questo argomento, che poi spesso effettivamente è così, Sì. quali sono le cose più importanti che dovremmo fare? Quindi qual è l'obiettivo di questo incontro? Anche se poi effettivamente è così, perché se fai il workshop in X, poi hai quel workshop, non è che non è un corso, è un workshop, quindi hai un incontro, massimo 2 giornate e finisci. Ma metterti in quest'ottica ti permette di dire, ok, ho solo 2 giornate, quali sono le cose fondamentali che devo fare in queste 2 giornate in modo tale che fuori da quei 2 giorni, le persone abbiano qualcosa di utile da poter spendere. Ok, interessante. Simona, ti faccio l'ultimissima domanda. L'ultimissima domanda, che è la domanda che io faccio un pochino. Tutti sono curioso ovviamente di sapere la tua risposta, ok? La domanda che faccio sempre alla fine delle mie interviste. Allora, immagina di dover dare un suggerimento ai nostri colleghi. No? A un giovane psicologo, ok? Un suggerimento orientato in questo modo, cioè un esercizio, un qualcosa da fare nella vita di tutti i giorni che gli possa essere o le possa essere utile poi per la sua crescita
carriera professionale. Tu puoi in generale scegli tu qualunque aspetto della carriera. Qual è una cosa che tu diresti a questo collega, a questa collega, guarda, fai questo nella tua vita di tutti i giorni perché ti sarà di aiuto poi per la tua professione. Allora, la prima parola chiave che mi viene in mente è sperimentati e non preoccuparti di fare errori. Cioè, spesso partiamo dal presupposto di voler essere perfetti, di voler fare tutto subito bene e anzi ci colpevolizziamo, no? In quanto persone, oltre che terapeuti e come tutti, penso, degli errori iniziali che si fanno affrontando un po' questa nostra professione. Eppure devo dire che così come noi lo insegniamo alle persone che abbiamo davanti, che dagli errori possiamo trarre la più grande fonte di insegnamento, di apprendimento per la nostra vita, anche noi dovremmo assumere questo atteggiamento. Io mi sono fin da sempre approcciata all'errore con un atteggiamento di sfida, cioè ok, sbaglio, imparo qualcosa, allora lo devo fare meglio, e allora lo devo fare meglio, allora devo farlo meglio. Questo mi ha portato a non smettere mai di formarmi, di anche rimanere sempre curiosa nei confronti anche di altri approcci, eccetera. Quindi, diciamo, annullare la flessibilità, ridurla quando possibile e cercare invece di diventare, cioè non volevo dire, cercare di ridurre quella sorta di rigidità e andare ad essere più flessibili, quindi avere un approccio molto più flessibile rispetto alle cose che noi impariamo ogni giorno. E poi un'altra cosa, a me piace citare Daniela Lucangeli, che è stata una mia grandissima professoressa all'Università di Padova, dove mi sono formata con un master in psicopatologia dell'apprendimento, dove lei a proposito dell'errore dice questo: l'errore è il più grande informatore del tuo bisogno di apprendimento. Ed è bellissima questa citazione, me la porto sempre nel cuore, perché mi dà quella spinta, quella grinta, quell'energia per affrontare anche i momenti più difficili in terapia come un momento di crescita e di arricchimento personale. E quindi questo è un po' il messaggio che voglio lasciare ai miei colleghi, dandogli anche quella sorta di mia testimonianza che anche attraverso gli errori puoi diventare un grandissimo terapeuta. Fantastico. Simo, grazie di cuore per questa chiacchierata. Noi abbiamo un pranzo in sospeso che presto dobbiamo fare, anche è ridicolo, abbiamo gli studi praticamente quasi da Vicini, dirimpettai, esatto, quindi dobbiamo farlo. Grazie mille, grazie per il tuo lavoro. C'è un libro in preparazione, un nuovo libro, qualcosa? un nuovo libro in preparazione, in particolare posso già dirlo, spoilerarlo, sulla comunicazione efficace, che come ti dicevo anche all'interno di questa intervista, secondo me va approfondito sotto diversi punti e aspetti e quindi sono orgogliosa di questo lavoro che vedremo adesso quando a breve vedrà la luce. Quindi sì, c'è un approfondimento su questo. Quello precedente Grazie a te. con Ilaria andava benissimo, quindi questo non possiamo Sì, già il aspettarcelo. futuro nelle tue mani è andato strabene, quindi speriamo che anche questo, insomma, abbia gli stessi risultati, anche di te. Mi piace guardare in alto. Brava. Grazie mille, Simo, davvero. Grazie a te, Flavio, veramente. Sai la stima che ho nei tuoi confronti, sei un professionista straordinario e sono veramente felice anche di aver fatto questa formazione con te sulla TSS che consiglio a tutti quanti i colleghi. Grazie, troppo buona. Ciao cara. Ciao.